Ed ecco qui il cartone, il foglio A4 per i tatuaggi, già stampato, vedete, questi sono i crucini. Dobbiamo mettere questa carta, questa pellicola trasparente che serve poi, che fa da protezione tra il colore e la pelle. Quindi l'apriamo così. Poi dobbiamo stare attenti, così la metto, ho tolto la strisciolina qui in modo da posizionarla pari, mi raccomando, perché una volta posizionata non si può più staccare. E ora prendo il sotto, mi apro e vado giù, vedete, vado a pari alla pagina, cerco di portare giù, poi una volta che l'ho messa, mi aiuto a togliere tutte le bolle d'aria. Io uso questa perché non ho altro, questa è una carta vecchia, una sim vecchia, vedete, e cerco di togliere tutta l'aria. Allora, per impostare la silhouette, come ho detto, dobbiamo cambiare la lama, ed era al numero 4, se non sbaglio, e scusate, e dobbiamo metterla nel 4. Vedete, questo corrisponde al 4, c'è un piccolo segnino lì, non so se si vede qui, e corrisponde al 4. Bene, fatto questo, mandiamo alla stampante. Ecco qui, ora tagliamo. Ok, mettiamo. Vedete? Individua automaticamente i crocini di registro. Clicco qui, lui mi fa individuare i crocini di registro. Ecco, la macchina sta tagliando, ha quasi finito. Ora vi faccio vedere, ed ecco qua, vedete, ecco qui il risultato del tatuaggio. Poi una volta, quando si dovrà mettere sulla pelle, si toglie questa pellicola trasparente, vedete, si mette sulla pelle e con uno straccio umido si tampona in modo che il disegno rimanga stampato sulla pelle. Per ora io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Vi farò un video sul taglio della stoffa con una teletta adesiva. Per ora è tutto e ciao, alla prossima!